50 parcheggi per auto a ridosso di una via commerciale del centro di Fano e una scuola molto frequentata come le Corridoni sono un obiettivo minimo per Progetto Fano, che assieme a UDC ha presentato un'interrogazione sui tempi di bonifica dell'area in viale Gramsci, ex distributore di carburanti, sul cui utilizzo finale non c'è all'orizzonte alcun tipo di soluzione. Un'area che invece dovrebbe essere un biglietto da visita, perché siamo proprio a prospetto del centro storico, quindi chi arriva a Fano passa qua. Passa qua e purtroppo la situazione sono 3 anni che è in questo stato, quindi aspettiamo, vedremo, faremo, ma fino adesso non è stato fatto niente. La presenza massiccia è a partire da settembre, nelle ore topiche della giornata, di mamme e papà che prelevano o portano i loro figli a scuola, induce, secondo chi ha presentato l'interrogazione, ad una profonda ed attenta riflessione. Noi, come abbiamo già detto, ci auguriamo che qua vengano fatti almeno una cinquantina di posti auto, anche perché soprattutto in inverno, quando ci sono i genitori che vanno a prendere i bambini a scuola, qua sappiamo benissimo che diventa un punto molto pericoloso, sia per i bambini, per le famiglie che li vanno a riprendere, ma anche per chi transita da questa parte, perché ci sono macchine parcheggiate ovunque. Quindi credo che la città abbia veramente bisogno di almeno una cinquantina di posti auto in questo posto.